Croce Verde Torino, 115 anni di pubblica assistenza, di appartenenza alla rete associativa ANPAS, Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, in modo concreto, reale, anzi, mettendo a disposizione propri dirigenti per questa attività. Quindi una realtà che crede molto a quelli che sono i principi dell'ANPAS, la democrazia, la trasparenza, la correttezza nell'attività di volontariato come elemento fondamentale di cittadinanza attiva. La vostra storia lo fa vedere, evidenzia iniziative in tanti momenti di questa lunga carriera che sicuramente andrà oltre. Quindi un passaggio per guardare indietro, per rinnovare la memoria, ma per rilanciare verso il futuro. La pubblica assistenza Croce Verde ha fatto in questo periodo, e ne sono a conoscenza, veramente tanto, come tutte le nostre pubbliche assistenze, le 950 associazioni, 100.000 volontari dell'ANPAS, da Bolzano a Trapani, passando per Torino e per le belle pubbliche assistenze anche di ANPAS Piemonte, ognuna con lunghe storie e impegno civile. Io ho avuto modo di dire che questo Covid ci ha lasciato qualcosa di positivo. Sicuramente storie da raccontare ai nostri figli, ai nostri nipoti, ma soprattutto ha rilanciato quello spirito dei nostri predecessori, di chi a Torino con la Croce Verde 115 anni fa ha voluto interpretare e ha visto quello che era la cittadinanza attiva, un tempo, no? Rimboccandosi le maniche e facendo ciò che all'epoca il welfare, come si dice oggi, non metteva a disposizione, stare vicino alle persone, attirare a sé una giovani per essere palestra di vita. Però in questi anni ci siamo un po', come dire, seduti su quella che era l'operatività quotidiana, sulle difficoltà della gestione del 118, per esempio, importante contributo che anche la Croce Verde di Torino dà. Invece il Covid ci ha costretto a rimboccarci le maniche e a rifare appunto ciò che facevano i nostri predecessori, nonni, bisnonni all'epoca. Inventare dei servizi, delle attività, realizzare le attività usuali in modo atipico, con le paure, le angosce di quel periodo, ma sempre nell'ottica di dare una mano alle istituzioni e alla propria comunità. E questo è stato un elemento importante, una sferzata che sicuramente farà bene, al di là del momento difficile, della difficoltà di reperire nuove leve, nuovi volontari, nuove volontarie, nuovi collaboratori e nuovi dipendenti, perché Croce Verde Torino, più di 1.000 soci, volontari, più un numero cospicuo di personale che crede sicuramente nelle finalità complessive, svolge la sua opera per rendere continuativo e strutturato un servizio complesso, tra l'altro in una bella sede storica che fa vedere appunto i passaggi del tempo, degli anni che passano, ma sempre con lo spirito positivo. Quindi un magnifico compleanno, sarò presente anche ad altre iniziative perché è importante parlare di questo Covid, parlare di quello che ci deve rimanere, sperabilmente come insegnamento positivo, anche in un contesto storico dove si è capito che appunto la salute e la democrazia sono beni non scontati da conquistare con un'opera quotidiana, con un impegno personale che tutti gli amici, volontarie, volontari, personale dipendente della Croce Verde Torino sanno fare e sanno fare. Buon lavoro a tutti. Viva i volontari, viva la Croce Verde di Torino e viva l'ANPAS. Buona strada a tutti.